Il gelo dei giorni scorsi ha stretto l'entroterra nella morsa della Galaverna, che ha colpito in modo durissimo, come non accadeva da almeno un decennio, soprattutto nelle valli Trebbia, Graveglia e Aveto, facendo letteralmente strage di alberi, con innumerevoli cadute di piante sulle carreggiate delle provinciali. Rami spezzati, tronchi e addirittura alberi interi, comprese le radici, sono stati strappati dal gelo, come documentano le nostre immagini girate in Val Trebbia, sulle provinciali 62 a Torriglia, su quella che la collega alla Fontana Buona da Nerone, su quelle del Brugneto e di Propata. Uomini e mezzi della viabilità provinciale continuano gli interventi di bonifica, ma i tecnici prevedono almeno 3 settimane per ritornare alla normalità. Un problema molto serio e un rischio gravissimo per la sicurezza della circolazione e degli abitanti che la Galaverna ha scatenato, ma che è causata dalle troppe piante incolte nei terreni privati a fianco delle strade. Il commissario Fossati, che coordina gli interventi, rilancia per questo la campagna di sensibilizzazione degli enti nei confronti dei proprietari dei fondi, perché provvedano a sanare questa situazione, come prevede e obbliga a fare anche il codice della strada. Perché in questi giorni, fortunatamente, al di fuori dei danni materiali, non si sono verificati danni alle persone, ma gli eventi che si sono succeduti potevano creare anche quello. Per cui io credo che vada posta tutta la nostra attenzione come provincia, col sostegno, ripeto, della prefettura, del corpo forestale, ma soprattutto dei comuni. Questo è un dovere che abbiamo primario nei confronti delle nostre comunità per la salvaguardia della pubblica incolumità e per la salvaguardia di quello che è il territorio e naturalmente la viabilità, che non esclude mai che in caso di necessità mezzi di soccorso o quant'altro non possono intervenire. Con i tagli ai bilanci molto pesanti già nel 2012, anche se nel 2013 il lavoro congiunto provincia e regione nei confronti del governo riuscirà ad attenuarne in parte gli effetti, la provincia non ha più potuto finanziare gli interventi invernali di sgombero sulle strade comunali, come avveniva in passato in convenzione con i diversi comuni. Però nessun ente deve essere lasciato solo di fronte a queste difficoltà, dice il commissario della provincia, che invita a unire le forze anche con la regione Liguria per far fronte agli interventi. Sicuramente i comuni si sono trovati in grosse difficoltà perché il sostegno che dava la provincia era considerato, era vantaggioso per i comuni e per le comunità che rappresentano. Però io credo che dovremmo fare uno sforzo maggiore, mettere insieme le energie, regioni, provincia e comuni, affinché il territorio non sia abbandonato a se stesso, sia data quel minimo di assistenza affinché le comunità del territorio non siano penalizzate in situazioni di emergenza come questa.